Ciao a tutti, io sono Mavis e questo è il mio mondo. Eccoci qui dopo aver saltato, ahimè, una settimana per parlarvi di un fumetto che mi ha emozionata, scaldato il cuore e aperto la mente. Questo è Graphic Novel for the Week, il format dove vi parlo di un fumetto a settimana e il titolo di cui parleremo oggi è L'Olmo e altri racconti di Jiro Taniguchi. L'autore è purtroppo scomparso da pochi anni, considerato uno dei capostipiti del fumetto giapponese contemporaneo, riesce sapientemente a mescolare tratti e stili del fumetto giapponese con quelli del fumetto occidentale, avendo studiato per molti anni con maniacale attenzione e cura il fumetto europeo, in un connubio di stili e riferimenti esaltanti. Jiro Taniguchi insieme a Urasawa è uno dei miei autori preferiti di seinen giapponesi e la perdita di un maestro di tale calibro è davvero una mancanza insanabile nel mondo del fumetto mondiale. Jiro Taniguchi ha uno stile che mi piace definire eclettico. Ad un tratto tipicamente nipponico riesce a far confluirne uno tipicamente occidentale con un'attenzione maniacale ai dettagli e ai tratti del volto. Egli stesso affermava che per creare uno stile veritiero, credibile, puro, fosse necessario ricostruire un mondo fatto di dettagli, di piccoli effetti visivi che denotassero un'attenzione pura allo studio della realtà. Questa cura per il reale, questa spasmodica voglia di aderenza alla realtà tangibile, mi ricorda quasi il movimento cinematografico del neorealismo. Con questa esaltazione appunto per tutto ciò che è reale e per la vita quotidiana di tutti i giorni. Sì, devo sempre incastrarci qualcosa del cinema, lo so, è deformazione professionale. Anche nel fumetto di cui vi parlo oggi c'è un'evidente aderenza al reale e alla psicologia dei protagonisti dei racconti. L'Olmo e altri racconti è, come si evince dal titolo, una raccolta di 8 storie tratte dai romanzi dello scrittore giapponese Ryuichiro Utsumi, disegnate da Jiro Taniguchi nel 1993. Queste novelle illustrate sono caratterizzate da un pathos vivo, reso ancora più tangibile dall'umanità dei personaggi e dalle emozioni che traspaiono dai volti disegnati da Taniguchi. Il Giappone è un paese che a noi occidentali affascina moltissimo, ma non sempre riusciamo a cogliere le contraddizioni che si celano tra il cerimonioso e cerimoniale aspetto esteriore del paese, contraddistinto da un moderato e ritmico fluire di emozioni, gesti, movimenti, abitudini e la vera natura insita nell'animo calibrato ma pur sempre umano della società nipponica. Gli schemi comportamentali sono spesso la gabbia che intrappolano l'uomo in qualcosa che non lo identifica del tutto, da cui vuole scappare. Sono le piccole cose che gli permettono di godere veramente della fugacità della vita, di quel lento divenire che porta tutto a perire e ad invecchiare. I protagonisti dell'Olmo e altri racconti sono appunto quasi tutti anziani che si rendono conto dei piccoli piaceri della vita, delle vere gioie che possono portarli ad un'esistenza tranquilla, piacevole, a godere degli ultimi anni della loro vita nonostante il giudizio di quelli che li circondano. Gli anziani coniugi protagonisti del racconto L'Olmo capiscono alla fine che il giudizio dei loro vicini non è così importante quanto la vita del vecchio albero che hanno nel loro giardino e che cela dentro di sé una forza di vivere, un'anima che simboleggia al contempo la vera interiorità del Giappone come paese e la forza che ci spinge ogni giorno a risollevarci nonostante le difficoltà. L'anziana donna nei pressi della pinacoteca capisce che quello che prova è più importante del giudizio dei figli e alla fine decide di concedersi a se stessa e ai propri sentimenti, nonostante il giudizio degli altri dopo una vita passata per soddisfare chi le stava intorno.
il protagonista de Il fratello maggiore fa rinsavire il fratello minore, mostrandogli come una vita dedicata solamente al volere degli altri non sia per nulla soddisfacente per se stesso. Fino al più straziante Il paese natio, dove la protagonista, una giovane vedova, ripercorre tutta la vita che ha vissuto insieme al marito, capendo di doversi rimboccare le maniche, di dover andare avanti nella propria vita, dedicandosi solamente a quello che più le piace, che più la fa sentire bene, e quindi dedicandosi ai propri sentimenti, alle proprie emozioni, e questo la porterà anche addirittura a fare pace con la suocera. La potenza poetica delle storie di cui Uzumi si presenta come il cantore perfetto, essendo considerato uno dei portabandiera del sentire letterario giapponese, che molto spesso si affida proprio alla riscoperta e alla presentazione di un paese contraddittorio, formato appunto da contraddizioni interne ed esterne alla propria società, e viene amplificato ancora di più dalla potenza delle immagini di Jiro Taniguchi, di cui non mi stancherò mai di ripetere: io adoro il tratto, adoro lo stile e, diciamolo, è un maestro nel suo genere. La tranquillità che si esprime attraverso l'armonia e la purezza delle immagini viene straniata dallo scombussolamento che caratterizza l'animo dei protagonisti, diventando così quasi un racconto di presa di coscienza del reale, che prima non era concepito oppure mai contemplato. Sono infatti gli avvenimenti oppure altri personaggi che fanno rinsavire i protagonisti, gli fanno prendere coscienza della realtà che li circonda e del vero proprio sentire. È come un romanzo di formazione, uno specchio sull'animo umano che si affaccia al mondo circostante, al mondo reale, attraverso differenti modalità di visione e di contemplazione della quotidianità. Questi racconti permettono al lettore di comprendere una contraddizione, le contraddizioni che caratterizzano un paese straniero, un paese apparentemente perfetto, schematico e intaccabile, per scoprire invece una realtà fragile, debole alle sue basi, e dove i soggetti tendono a sentirsi isolati, a sentirsi individualizzati nella loro metodicità imperfetta. È questo quello che capisco quando leggo le opere di Jiro Taniguchi come autore completo o come disegnatore. La sua maniacale aderenza al reale, al particolare, al dettaglio, non fanno altro che dimostrare come l'animo umano sia talmente fragile da potersi spezzare come il suo tratto delicato, ma al contempo sia così forte, così potente, in grado di rialzarsi, quando scopre la durezza e la stabilità che caratterizzano ogni vita. Queste erano le mie impressioni su L'Olmo e altri racconti di Jiro Taniguchi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, e se vi va iscrivetevi al mio canale, commentate qui sotto, vi aspetto, e noi ci vediamo la prossima settimana con Graphic Novel for the Weeks, oppure sempre qui sul mio canale per altri video. Ciao!